Ruberò qualche minuto, ma non faccio un lungo discorso, giusto per introdurre la questione. Allora, Giorgio Parisi ha preso il premio Nobel. Qualche numero: l'Italia, con quello di Giorgio, è il 21esimo premio Nobel che prende, perché fino ad oggi tanti ne sono stati dati e nella classifica mondiale dei premi Nobel ricevuto l'Italia si colloca al decimo posto. Credo che con questa botta abbiamo superato l'Olanda e siamo pari all'Austria, intorno alla decima posizione, che è buono, che è molto buono. I premi Nobel in Italia sono andati in egual misura, 6 a ciascuna disciplina, alla medicina, alla letteratura e alla fisica. Poi ci sono alcuni premi Nobel spot per la pace, per la chimica, e questo non posso non ricordarlo perché, ragazzi, quello per la chimica è roba nostra, è Giulio Natta, professore del Politecnico di Milano negli anni 50-60 e che ha cambiato la storia dell'umanità col suo premio Nobel, perché ha inventato una cosa che si chiama plastica, detto in modo molto grossolano, e voi capite bene che ciò ha avuto tante conseguenze, alcune negative e molte positive. Dei 6 premi Nobel per la fisica, voglio ricordarli perché è importante. Il primo è stato Marconi, che sappiamo aver inventato le telecomunicazioni. Il secondo è stato Enrico Fermi per gli studi sulle reazioni nucleari. Il terzo è stato Emilio Segre, che ha ricevuto il premio Nobel per la scoperta dell'antiprotone. Il quarto premio Nobel è stato Carlo Rubbia per i suoi, diciamo, esperimenti condotti al CERN che hanno dimostrato la correttezza della teoria elettrodebole, osservando alcune particelle che questa teoria prevedeva. Il quinto è stato Giacconi per l'astrofisica, e questo è uno abbastanza poco conosciuto, ed è l'ultimo Giorgio Parisi, il quale, e questo è importante per certa parte della fisica in Italia, che è quella fisica che si chiama fisica delle basse energie, perché tutti i Nobel che vi ho detto fino adesso, a parte Marconi, che è di un'altra epoca, sono tutti premi Nobel legati in qualche modo alla fisica nucleare, alla fisica dove i fenomeni coinvolgono energie estremamente elevate. Giorgio Parisi è un premio Nobel per quella parte della fisica che si chiama fisica statistica ed è la fisica che facciamo nel nostro dipartimento e i cui modelli e le cui teorie si fanno negli ambiti che noi tutti noi frequentiamo. Quindi non è una fisica diversa da quella che si pratica al Politecnico e questa è una cosa importante perché la fisica della materia è importante per la società, è importante per il mondo intero. Ma purtroppo oggi chi parla di fisica pensa subito al CERN, pensa subito al bosone di Higgs. In realtà esiste un enorme mondo che è quello della fisica delle basse energie, che mi auguro questo premio Nobel riesca a rinvigorire in Italia, non tanto perché non ci sono i ricercatori, perché ce ne sono tanti e sono bravi, ma perché non c'è quel adeguato livello di supporto da parte del governo a questo tipo di ricerche. Devo dire che Giorgio Parisi in passato ha dimostrato più volte una grande sensibilità rispetto a queste tematiche ed è in quell'occasione non scientifica che io ho avuto a che fare con lui, in occasione di problematiche di politica della ricerca. E devo dire che lui ha sempre speso la sua enorme credibilità, perché Giorgio è 30 anni almeno che è candidato al Nobel, quindi è una persona che ha sempre goduto di enorme prestigio, che ha sempre speso per una buona causa, quella di aiutare la ricerca in questo sottosettore della fisica, che non è quella dei grandi acceleratori, ma che è ugualmente altrettanto importante. Adesso, cosa ha fatto? Perché Giorgio Parisi ha preso il premio Nobel? Ecco, qui la questione diventa un po' più pelosa. Perché? Perché se uno guarda i giornali, uno dice: è perché ha aiutato a capire la complessità. Non vuol dire niente, non vuol dire niente. Cosa vuol dire? Una cosa complicata, come lui stesso ha detto in un'intervista e ho apprezzato, dice: e come faccio a raccontarti la complessità in due parole? Se no, non sarebbe complessità. Allora, al di là di questo, ho detto: ma vediamo se sul sito del premio Nobel hanno ritenuto di dare qualche informazione un po' più dettagliata. Allora, se voi andate a leggere la motivazione del Nobel a Parisi, voi leggete che è per la scoperta della rapporto reciproco del disordine e delle fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria. Anche questa è una frase che è incomprensibile ai più,
A quelli che la capiscono perché sanno cosa significa fluttuazioni, che sanno cosa significano le altre parole che ho detto, comunque è una frase di circostanza, che anche questa non vuole dire assolutamente niente. Allora, se voi andate sempre sul sito del premio Nobel, c'è un bell'articolo che spiega le motivazioni in un modo un po' più preciso di quello che è generico e qualunquista che vi ho detto adesso, ed è quello che io, diciamo, insieme a Paolo vorrei fare nel mio corso di fisica dello stato solido quest'anno. I miei studenti, alcuni dei quali presenti, sono già stati da me minacciati che gli racconterò un po' più in dettaglio cosa ha combinato Parisi. Ve lo voglio dire in due parole, non capirete niente. Allora, il punto di partenza sono alcuni materiali che si chiamano vetri di spin, che hanno delle strane proprietà. Per cercare di capire queste strane proprietà sono stati inventati dei modelli, il più famoso dei quali si chiama modello di Sherrington-Kirkpatrick. Questo modello è un sistema di easing disordinato, e già qui voi dite, ah beh, casti, ok. Allora, qual è il problema di questi modelli di easing disordinati? È che sono un casino, non sono complessi, sono un casino, nel senso che la teoria matematica di queste cose è difficilissima, e saltano fuori risultati spesso assolutamente senza senso fisico. Lavorandoci per alcuni anni, la gente tirava fuori valori negativi dell'entropia usando le teorie note. E questo era impossibile, perché l'entropia deve essere per forza una roba positiva. Allora, chi ha trovato la chiave di volta per risolvere i problemi connessi con lo studio di questo tipo di modelli? Ezio, stai dicendo l'assassino? Che è l'assassino del giallo? Ti dico solo questo. Chi è l'assassino? L'assassino sono io. La chiave di volta, sì. Chi è stato? E questo ce lo racconterà Paolo Biscari. E quindi, lasciando questo clima di suspense, passo la parola all'illustre collega che ha toccato con le sue mani Giorgio Parisi. Allora, grazie a tutti, grazie della presenza. Voi non potete capire che onore e che emozione è per me, che sono una delle persone che più o meno da quando l'ho conosciuto, che l'ho conosciuto nell'87, quindi 35 anni fa, per quel poco che riuscivo a capire dicevo sto vedendo un premio Nobel, e attorno a me lo pensavano tutti, però passavano gli anni e uno iniziava a dire boh, chissà. Ecco, alla fine, quando finalmente arriva, e poi avere anche l'onore di essere considerato comunque da tante persone colui che può venire a raccontare qualcosa, è una grandissima soddisfazione. Allora, cosa si può raccontare in una chiacchierata? Vorrei dare un po' di immagini, di fotografie, di dati a quello che un po' è stato già anticipato, cioè come la comunità internazionale ha capito sin da subito che eravamo davanti a un grandissimo fisico, come siamo davanti anche a una grandissima persona che ha fatto anche tante cose, ha cercato di risolvere problemi complicatissimi nella fisica, e vedremo non solo. E poi chiaramente dobbiamo parlare un po' della ricerca, e l'idea era darvi quattro immagini, di cui terrò per ultima quella sui vetri di spin, che è quella sostanzialmente, cioè lui ha fatto grandissime cose, è vero, l'hanno detto tutti i giornali, in tanti campi. Nel primo di questi, giovanissimo, ha sfiorato a tanto così il Nobel, e se l'è perso, e ha avuto la lucidità e anche la simpatia di raccontarlo apertamente, di dire io sono stata tanto così da un Nobel e l'ho perso, ed era vero, e l'ha raccontato 3-4 anni fa, quando il Nobel non era per niente ovvio che poi l'avrebbe vinto, e dopo averlo sfiorato meno di 10 anni dopo ha aperto tante strade con la sua teoria sui vetri di spin, e lì si è capito che lì eravamo davvero davanti a un'autostrada che lo portava tra i grandissimi. E quindi quella sarà il quarto contributo che vi racconterò. Qualcosina, minimo minimo, per non dire hai fatto veramente solo quello che
ha fatto Zorro a Propaganda Live, dovevo raccontare un minimo di scienza, prometto di non andare oltre i 4 minuti in cui la cosa più complicata che racconterò sta nei corsi di analisi 1, quindi volendo poi quei 4 minuti si possono anche togliere dal resto. Analisi 1 l'ha fatto molto bene. Sì. Allora, intanto l'hanno già detto, io sono qui perché ho avuto la fortuna di laurearmi e fare il dottorato con lui, quindi è stato il mio relatore di tesi e di dottorato, e una delle cose di cui devo essere molto grato, io ho studiato a Pisa, lui era a Roma, a Pisa dopo il corso di meccanica statistica mi è sembrata la parte più bella che conoscevo della fisica, questo fatto che tanti elementi che fanno cose semplici se si mettono insieme possono fare grandi cose, quello che dal mio accento capirete che ho origini non italiane ma spagnole, muchos pocos hacen un mucho, scrisse Cervantes, e questo fatto che il mettersi insieme potesse generare cose fantastiche mi aveva subito affascinato, andai a chiedere la tesi al professor Radicati che c'era all'epoca a Pisa, e lui mi disse: guarda, in questo momento sono appena stato nominato direttore lì dove eravamo, e mi disse: però c'è un giovane a Roma molto bravo, c'è già anche un ricercatore qui da noi a Pisa, e Sergio Caracciolo, che mi ha aiutato tanto in quei primi anni, e dice: lui un po' fa da ponte, forse le servirà, mi dava da lei, un ponte per capire quanto dice Parisi, perché non è proprio la persona più trasparente quando parla, tende a stravolgere e dire cose enormi in 20 secondi e quindi serve un qualche traduttore, quindi grazie all'aiuto di Sergio e le visite a Roma a Giorgio ho avuto modo di avere queste vere illuminazioni, cioè andavi veramente dall'oracolo, raccontavi tutto quel che avevi fatto nell'ultimo mese di pensare, studiare di tutto, al quinto secondo già t'aveva capito tutto e iniziava a risolverti e darti delle chiavi e dei collegamenti che veramente affascinavano non solo me ma chiunque aveva la fortuna di essere vicino, perché mente molto curiosa e continuamente informata e attratta da tante realtà dove riusciva a contribuire non banalmente. Ma la prima slide è wikipediana, non è tratta a Wikipedia, ma è wikipediana nello spirito, il far capire che parliamo di una persona che sin da subito si è capito che aveva dato dei grandissimi contributi. È già del 92 la medaglia Boltzmann, ogni 3 anni nel mondo viene data la medaglia Boltzmann, è la più importante riconoscimento per la meccanica statistica. Ho voluto segnalare che dopo di lui ce ne sono stati altri 2 nello stesso dipartimento di fisica Roma 1, è qualcosa di cui come italiani dovremmo essere veramente orgogliosi. Nessun ateneo al mondo, non un dipartimento, ma nessun ateneo ha 3 medaglie Boltzmann come sono tra quei 4 muri, e parliamo di Gallavotti e Iona Lasinio, 2 grandissimi ai quali se vai a chiedere, anche Parisi l'ha detto tanto, dice sì ma noi non siamo nulla, i veri grandi erano Amaldi e Cabibbo, cioè è veramente un dipartimento dove solo entrando già non serve neanche toccare la gente, tocchi i muri, già hanno una scienza incredibile. 92, dunque, i risultati su cui mi soffermerò un po' anche per raccontare una storia bella su come nasce un premio Nobel, cioè la storia di come ha trovato lui quelle cose che poi gli hanno dato il Nobel. Sono del 79 quelle cose, quindi parliamo di 10 anni dopo. Premio della SIF, il premio al fisico più importante italiano, è il premio più importante che c'è in Italia per la fisica. Noi abbiamo l'onore di avere in prima fila un premio della SIF nel professor De Silvestri, fra parentesi, quindi complimenti anche a lui. E nel 2010 Max Planck, passiamo a livello di maggior premio ormai della prima era la meccanica statistica nel mondo, poi la fisica in Italia, passa a essere la fisica in Europa e già stiamo crescendo. Questo io sono molto orgoglioso perché Nature ogni anno dà un premio al miglior relatore, e quindi che gli abbiano dato il premio di miglior relatore al mondo a chi ce l'ha avuto come relatore mi fa capire, dico allora non ero io che lo pensavo che era un grande, lo pensano veramente in tanti. Qui è stato Napolitano a dargli questo premio. È stato presidente dei Lincei per 3 anni, subito fino a poco prima di quest'estate,
Anche qui bisogna, come dicono i giovani, flasharsi un po'. Come dipartimento di fisica abbiamo avuto la recente notizia, due o tre settimane fa, di avere un linceo nel dipartimento, il professor Ghiringhelli, che saluto perché nel treno sta andando in Francia, mi ha detto mi collego e quindi Giacomo ti ho salutato, ho promesso. Oltre a Orazio Svelto. Oltre a Orazio Svelto, certo, no, è che è nuovo, diciamo, è nuovo, sì, Giacomo è nuovo, no, abbiamo certamente il professor Orazio Svelto, ci mancherebbe. Quando a settembre è arrivato il premio Wolf di quest'anno si è capito che forse era l'anno buono, perché quando il premio Wolf, che è un premio per la fisica mondiale, viene dato a uno dei nominati quell'anno per il Nobel, gatta cicova, ti stanno raccontando che forse c'è il risultato. In effetti il risultato c'è stato, gli è arrivato quest'anno. Allora, prima di parlare della fisica, si è detto come impegno civile ha fatto tanto e prova a fare tanto e ogni tanto, proverò a dire scherzosamente, prova a affrontare problemi perfino più grandi di lui, perché va bene la complessità, ma a tutto c'è un limite. Allora, prima ha lanciato questa hashtag Salviamo la ricerca, dove si può sempre firmare per cercare di convincere i politici italiani a investire di più sulla ricerca, e quello, lui era il primo firmatario, io è colui che ha avuto l'idea. E studiava a Roma nel 68 e da lì ha formato buona parte delle sue idee politiche, diciamo così. L'unica che io conosca, l'unico impegno diretto in politica che ha avuto, lo convinse Nichi Vendola a entrare nell'Assemblea Nazionale di Sinistra e Libertà di SEL. Non è durato molto, devo riconoscere, perché la sua idea era cercare di combattere le divisioni, e se tu vuoi entrare, hai la disgrazia di essere di sinistra, essere italiano, combattere le divisioni, appunto. Ti suicidi. Ha fatto diversi interventi durante la pandemia cercando di spiegare l'importanza di leggere i dati, è rimasto famoso un suo battibecco, chiamiamolo così, con il virologo Bassetti di Genova. Alla battuta di Bassetti, ma dimmi te se ora in questo paese devono venire i fisici a dirci come dobbiamo curare i vaccini, che nel suo avrebbe un senso come frase. Parisi rispose: io non me ne intenderò di vaccini, però i dati li so leggere. L'argomento del discutere era che Parisi sosteneva, parliamo di inizio 2021, se vi ricordate, l'Inghilterra era partita a vaccinare a tutto spiano e aveva avuto un calo dei contagi che ha invogliato tutti noi, per fortuna. Il bello è che la discussione era fra Parisi e Bassetti, entrambi completamente a favore del vaccino. Ma la tesi di Bassetti era: l'Inghilterra sono scesi i contagi grazie al vaccino. E Parisi cercava di spiegargli che se i contagi erano scesi 2 settimane prima di iniziare a vaccinare, non poteva essere stato il vaccino, perché non è dire sto per vaccinarmi che ti fa smettere. Esatto, quello era stato il lockdown, l'Inghilterra ha fatto un lockdown durissimo e lui diceva quella discesa è la discesa del lockdown. Il non risalire dopo, quando riaprono, è stato l'effetto del vaccino. È vero che uno può dire, quando sei in televisione devi dare il messaggio semplice, quindi lui nel cercare di spiegare questa complessità, che in quel caso era, se una cosa la fai fra 2 settimane non ti può aver dato l'effetto, vabbè. E quando è andato a affrontare problemi enormi ha provato, pensate un po', a affrontare il problema del traffico a Roma. E vabbè, e lì voi direte, lì è andato al livello massimo di complessità che esiste. No, il livello massimo di complessità. Cioè, sostiene che si può trovare appunto un'unità nella sinistra, sia al nuovo Ulivo con 5 Stelle Sinistra Unita. Vabbè, qui il livello di complessità va oltre, non basta un premio Nobel per provare a mettere d'accordo quant'altro. Allora, ho promesso 4 immagini sulla ricerca. La prima che vi racconterò è del 72 ed è quando è arrivata tanto così da un Nobel, ed è bello perché si riesce a capire la storia e ti dà un po' un'idea di questa irruenza di Parisi, del cercare di arrivare e spaccare il mondo. Parisi del 48, lì aveva 24 anni, okay? E del non fermarsi davanti al non avere
un perfetto formalismo, cioè il famoso intuito fisico, il dire sì, questo conta, questo non conta, questo è fatto da lui, quasi sempre funziona. Vedremo il quasi, perché questo del 72 è un esempio in cui non funziona. E a me rimase impresso nella memoria una bellissima frase che mi disse Radicati a Pisa, mandandomi a Roma da lui, e disse: guardi che sto mandandola da un fisico, una persona eccezionale, ma che può farle un male che lei non si immagina. Dice, perché le vedrà fare dei voli pindarici e delle approssimazioni che, se solo le viene in mente che lei è capace di farlo, si va a sbattere contro i peggior muri, perché certe cose vanno fatte e poi capisci che, se quando le faceva e le fa, funzionano, è perché dietro c'è una quantità di studio pazzesco, e quando c'è una quantità di studio unito a un intuito fenomenale, forse riesci ad andare oltre e a trovare dei risultati che troveremo sia nel secondo che nel terzo degli argomenti, vetri di spin, equazione KPZ, in cui lui si è lanciato, ha trovato delle favolose soluzioni che sono state capite e dimostrate dai matematici tipicamente 25 anni più tardi, che lui le aveva già fatte e che il mondo le stava usando perché funzionavano perfettamente. E poi, vabbè, siccome tutti hanno parlato del fatto che a un certo punto ultimamente ha studiato il volo degli uccelli, stormi di storni, ho voluto raccontare anche un po' che problema si è posto in quel caso e cosa c'era di così interessante. Scusa, ti interrompo un secondo. C'è uno psicanalitico, se sali un attimo, cronodinamica, che sembra vero, però è cromo, no? Nel senso... Sì, no, ok, cromodinamica, la QCD, cromodinamica. Allora, il Nobel mancato. È bella questa storia perché è una storia in cui si capisce come questo giovane che studiava e risolveva, e era convinto di spaccare il mondo, alle volte forse per correre troppo si era già perso un altro Nobel prima del Nobel. In questa storia è bella perché tutti i protagonisti hanno preso il Nobel alla fine, compreso lui che era quello mancato. Tutto parte, la domanda che ci si pone è allora, quando due oggetti si scontrano, urtano, rimbalzano, due palline di biliardo. E la domanda che ci si pone è: cosa succede quando gli due oggetti sono oggetti fondamentali, due protoni, protone e neutrone, due particelle fondamentali, e si scontrano fortissimo, okay? Fortissimo. La domanda è: sono fatte così, fra virgolette, resistenti, dure, che continuano a rimbalzare anche quando sono fortissime? E quello è il caso in cui si dice che l'interazione fra di loro resiste alle altissime energie, o a un certo punto si spaccano talmente tanto che praticamente si attraversano. E in questo secondo caso si dice che la teoria è asintoticamente libera. Cioè, la domanda è: cosa succede quando due che credevano essere all'epoca particelle fondamentali si scontrano fra di loro? E anno 55, uno dei fisici più grandi del secolo, Lev Landau, che ha cambiato la fisica in tante cose, fa il conto teorico e scopre che tutto dipende dal segno di una certa funzione, funzione beta, di cui lui non aveva gli elementi perché mancava la teoria per calcolare, però dice: se riuscite a calcolare quanto vale questa beta, avete la risposta. Se è positiva, questi due rimbalzeranno a qualunque energia voi li scontriate, se è negativa a un certo punto si spaccano e si attraversano. E quindi tutti a calcolare il valore del segno della funzione beta. Nel frattempo il solo fatto di aver fatto questo calcolo, no, perché Landau aveva fatto mille altre cose, gli sono valsi il Nobel nel 62. Nel 71 Murray Gell-Mann, che aveva già un Nobel nel 69, però continuava a pensare, gli viene in mente la teoria che oggi viene considerata è la teoria più accreditata su come sono formati questi protoni, questi piccolissimi costituenti dei quark. Cioè, diciamo, ci sono tre pezzettini dentro e questi tre, ogni quark ha un suo colore, e i quark sono contenti quando uno rosso, uno verde, uno blu si incontrano, si mettono insieme, allora formano questi protoni così belli, e a quel punto è difficilissimo spaccarli, devi andargli dosso con... Però se era vera questa teoria,
come scrivo lì, richiede la teoria sintaticamente libera, perché se ci sono i tre pezzettini, se io sparo abbastanza forte li spacco. Okay? Però non si sapeva se era una teoria sintaticamente libera, e quindi hanno detto, vabbè, il premio Nobel ha detto che se ci sono i quark funziona così. Uno potrà dire, se un teorico ha fatto già questa teoria, siccome uno dei punti nella riga, beh, lo dico nella riga dopo, quando dico anno successivo il giovane Parisi racconta, lui in modo molto bello in un'intervista, dice, stavo facendo la morale di questa storia è, dite ai vostri genitori di comprare un bagno grande, stavo facendo il bagno nella vasca da bagno dei miei genitori e vedendo le piastrelle ho iniziato a mettere nelle piastrelle tutti i termini della funzione beta e ho scoperto che due che erano in due zone della parete si cancellavano, erano uguali e contrari e quindi sommati facevano zero e me ne rimaneva un terzo che era positivo e quindi sono uscito dicendo questo è positivo. Nel frattempo studia e dice, la stessi giorni studia l'articolo di Gell-Mann che dice se il segno fosse negativo, perché Gell-Mann richiedeva un segno negativo, ci sarebbero i quark e quant'altro. Parisi lo legge e dice no, ma è positivo perché l'ho visto, e poi attratto da qualcos'altro ha continuato a lavorare altrove, però gli era rimasto in mente che il segno di quello era positivo e ha trascurato il lavoro. E questo sarà fondamentale. Perché? Perché passano due mesi e Gerhard Toft, premio Nobel anche lui, calcola davvero questa funzione e scopre che la parete di Parisi era piccola perché i tre termini di Parisi erano giusti e questo era uguale contrario a quello, si cancellavano, quello era positivo, ma c'era il quarto che non gli c'era stato nella parete e questo quarto cambiava il segno del terzo. E quindi sommando 1, 2, 3 e 4 il segno era negativo, dice Hoft. E quindi Hoft, nella teoria che ha valsa a dire guarda che i protoni si devono spaccare, dice la teoria è asintoticamente libera. Il conto di Hoft, Parisi lo legge, dice strano, a me tornava positivo, va da lui, se lo fa spiegare davanti alla lavagna, a un certo livello di intelligenza si capiscono al volo e Parisi esce dicendo ha ragione lui, quindi io mi ero sbagliato e pazienza. E quando dico e trascura, lui dichiara in un'intervista successiva, quando prende in giro se stesso dicendo se io uscendo da quella stanza avessi ricordato che due mesi prima avevo letto l'articolo di Gell-Mann che diceva che con i quark avevano bisogno del segno negativo, dice avevo tutti i pezzi del puzzle, ce l'avevo in tasca. E semplicemente dice non me le sono ricordato, troppe cose per la testa, non me lo sono ricordato. Se lo sono ricordati due mesi dopo Gross da un lato, Politzer e Wilczek dall'altro, anche loro tutti e tre premi Nobel, hanno messo insieme il calcolo di Toft con la teoria di Gell-Mann che a quel punto era valida e hanno fatto nascere tutta la QCD, la Quantum Chromodynamics, non crono, Chromodynamics. E ovviamente Gross, Politzer e Wilczek fanno più perché non bastava dire ah guarda con questo più questo nasce qualcosa, l'hanno sviluppata tutta quella teoria poi dopo, quindi, però Parisi sostiene ha perfettamente ragione, in quel momento lui ce l'aveva perché anche Toft ce l'aveva, solo che Toft non sapeva dell'articolo di Gell-Mann e uno dice ma com'è possibile che quell'articolo era pubblicato e non lo sapevano? Voi non sapete, non avete idea di, prendo in giro me come fisico teorico, di quanti articoli fisici teorici scrivono barra scriviamo dicendo se questo fosse così ti avrei spiegato il mondo, se questo fosse cos'ha te l'avrei spiegato in un altro modo e se fosse cos'ha te l'avrei spiegato in un altro modo ancora. E finché non arriva lo sperimentale a dire ok, di tutti questi buttali tutti, questa è quella che vale, tante volte non è impossibile che un lavoro di un teorico venga trascurato, ecco. Quindi per cui poi ti mangi le mani quando dopo capisci che era quello buono, però era trascurato. E quindi questo è il Nobel mancato, come dice lui. Tanti Nobel sono usciti collegati alla QCD, ma gli era scappato. Siamo nel 72. Allora, prima lascio per ultimi i vetri di spin che credo sono l'argomento del suo Nobel, anche se
seguendo la cronologia, questa volta con la L, N, tra la QCD e questo che vi racconto ora c'è stato il momento dei vetri di spin, che lascio per ultimo, perché quello dove vorrei entrare un minimo anche sulle cose tecniche, per dire. Ma se voi andate a vedere e dite quale sarà il lavoro di Giorgio Parisi più citato nella letteratura scientifica, non è sui vetri di spin, curiosamente, ma è questo bellissimo lavoro, favoloso lavoro, dove introducono e risolvono la teoria, l'equazione KPZ da Cardar, lui e Zhang. E 4.000 e oltre citazioni. Allora, qui, saltando di palo in frasca, quindi dopo aver fatto le altissime energie del protone e il neutrone, essere arrivato, come diceva Ezio, alle basse energie dei vetri di spin, che come parleremo sono anche un po' il modello delle reti neuronali, quindi da lì a là va a come cresce una superficie quando si deposita qualcosa. Cioè immaginate banalmente che piove, le cose si appiccicano, si depositano e via via cresce una superficie. Sapere quale equazione ti descrive bene quella crescita, qual è la soluzione di quell'equazione, è un problema che ha applicazioni immense dappertutto, dalla biologia alla medicina, alla fisica delle superfici, alla chimica, ovunque, perché ti spiega come si depositano gli oggetti e risponde in particolare a un paio di domande che sono quelle che ha risposto lui. Bene, fino a, parliamo dell'86, in quel momento non c'era l'equazione che ti dicesse come, e men che meno la soluzione, non essendoci l'equazione. Mettendo insieme un paio di elementi geniali, e qui sta la bravura del teorico, dice quali sono gli elementi che possono contare, probabilmente questo, questo e quello, dice l'equazione deve essere così. E allora, come dicevo qua, l'equazione ha trovato applicazioni ovunque, l'equazione è sbagliata, la soluzione è sbagliata, e ne parlerò dopo, e solo 25 anni dopo si è capito come si faceva tutto giusto, se non che tutto andava esattamente come aveva detto lui. Cioè, dopo che fai tutta una teoria della probabilità e delle equazioni stocastiche per dare un senso a tutto quello che lui ha introdotto in 3 pagine, scopri che quello che lui aveva previsto era tutto giusto, per dire. Allora, mentre parlo lancio un video se parte, per dare un'idea di questo, e se non parte uguale. Vabbè, qua ci dovrebbe essere un video dove queste particelle a poco salgono. Allora, immaginatevi il seguente idea, piovono particelle dall'alto, ok? Sì. E queste particelle, ogni volta che toccano una di loro, che è a terra, si attacca e rimane lì, ok? Con anche possibilità, come vedete lì, che ci sono dei buchi a un certo punto, perché se una particella che sta scendendo tocca una di lato, si attacca. E allora si possono formare delle particelle che si attaccano non solo una sopra l'altra, ma anche di lato, e così facendo possono formare dei buchi e dei vuoti. Okay? Bene, c'erano tanti modelli che provavano a capire come funziona questa crescita per le varie applicazioni, e in particolare si ponevano 3 domande, tutte e 3 risolte in quel lavoro là. Col passare del tempo, quanto cresce l'altezza media di quel panorama che vediamo lì? Okay? Vedete che è tutto corrugato, ma ci sarà una qualche altezza media. Quanto cresce? Come cresce col tempo? Secondo, vedete che la cosa è molto corrugata, ok? Quindi si può definire un numero che ti dica quant'è lo spessore verticale, diciamo così, di quella frontiera, e dice quello spessore rimane fisso a una certa, scusate, spero che ora torni in fretta, rimane fisso, intanto parlo mentre il computer si risveglia, ah guarda, ora è partito il video, così mentre parlo questo va. Rimane fisso lo spessore della frontiera, rimane fisso col tempo o cresce o cosa fa? E terzo, questi grumi in orizzontale questa volta, i grumi più grossi sono sempre di una certa dimensione o via via crescono? Ok, e uno dice valla a trovare un'equazione che ti trova questo, non è mica facile. Allora, l'equazione che loro proposero era questa, e se uno sa un pelino di analisi 3 non si dovrebbe sorprendere troppo. Allora, la parte in azzurro molti la riconosceranno. Allora, H, scusate, H è l'altezza,
è l'incognita, l'altezza della superficie. La parte in azzurro dell'equazione è quella nota come equazione del calore e fa sì che se ci fosse solo quella, la superficie tenderebbe a diventare piatta. Se parte con una collina, quella collina tende a appiattirsi. Quindi la parte in azzurro tende a creare superfici che si appattiscono e basta. La parte in verde è il rumore casuale, eta, è quel che fa crescere la superficie. Dice, ogni tanto la superficie cresce perché piovono queste cose dall'altro, piovono polpette. E la parte rossa, quella del gradiente di H, è la parte che fa l'effetto, noto come l'effetto Matteo, non per Matteo né Salvini né Renzi, ma per un Matteo un po' più antico delle scritture, si riassume nella frase a chi più ha più ne viene, okay? Cioè chi ha di più avrà di più ancora, okay? Non è che Matteo l'Evangelista proponeva questa come idea sua della politica sociale, però diciamo non entro nella discussione biblica. Viene chiamato come effetto Matteo per un passaggio in cui viene discussa questa idea del chi più ne ha più ne abbia in più. Ecco, quel termine lì non entro nei dettagli, ma fa questo e quindi crea disparità. Quindi c'è un termine che crea omogeneità, uno che crea disparità e uno che fa piovere. E sono i minimi ingredienti. E lui diceva, se cambio quei coefficienti davanti lambda e mu, farò più parità, più disparità, chissà cosa viene fuori. Viene fuori proprio esattamente quello che si osserva in natura, cioè avevano scritto un'equazione che quando poi vai a misurarlo con le cose che si vedono in chimica, in biologia, dicevano urca. Non solo si inventano un cambio di variabile che quando lo vede un matematico si mette le mani nei capelli e dice torni al prossimo appello, perché non esisteva e un po' lo racconterò, e con quel cambio di variabile si riconducevano a un'altra equazione che sapevano risolvere. E diceva quindi ti trovo anche la soluzione. E quindi trovavano che l'altezza media cresce come t alla 3 mezzi, le fluttuazioni, trovavano proprio dei risultati che andavano a misurare con i risultati reali ed erano quelli spiaccicati, e quindi diceva tant'è. Allora, come volevo dire, perché mi piace sempre far riferimento un po' alla realtà milanese, due molto bravi matematici, Lorenzo Zambotti è stato qua al Politecnico, poi ce l'hanno rubati alla Sorbonne, e G.B. Giacomin è stato invece in via Saldini alla Statale, anche lui a Parigi ora. Sono tra i tanti matematici che dopo l'85, cioè questa equazione, ha fatto esplodere lo studio delle equazioni differenziali stocastiche, a derivate parziali stocastiche, perché era semplice, era chiara, si capiva da dove veniva, la risolvevi con un metodo, fra virgolette, sbagliato, trovavi soluzioni che in natura erano quelle, è l'ideale, il posto ideale. Le cose sono state capite un po' d'anni dopo, tipo 25 anni dopo, e si è capito che l'equazione giusta mancava un meno infinito lì, che fa buffo vedere che l'equazione giusta ha bisogno di un meno infinito. Per entrare un minimo nel dettaglio, il problema per chi ha fatto, qua serve un minimo di analisi 3, le soluzioni di quell'equazione sono distribuzioni. Cos'è una distribuzione? Non è una funzione. La delta di Dirac è una distribuzione, quindi potete immaginare che sono specie di delta di Dirac. E se avete mai visto un corso di quel tipo, sapete che quando... Scusate, la H non è una delta, la H è una funzione, la cui derivata è una delta. Quella derivata lì è al quadrato, e quindi sapete che quando una delta di Dirac l'ha elevata al quadrato si arrabbia molto. Questo era il motivo per cui i matematici dicevano che quell'equazione non va bene, perché le soluzioni sono... cose le cui derivate sono delte, lì la delta al quadrato non va bene. Ma sì, bastava sottrarre infinito, le cose andavano bene. Il bello è che tutto questo si può fare in una maniera formalmente giusta, cioè serve lì una quantità di matematica mostruosa, non sviluppata minimamente a Parisi, per il quale una volta che l'equazione era risolta così e la natura fa quello che dice lui, cioè va a studiare un'altra cosa. L'ultimo argomento di cui parlerò prima di andare ai vetri di spin sono i voli degli uccelli, e qui cosa ci si era posto, qual era la sua domanda, era immaginando che, allora, cosa fanno di bello gli uccelli quando volano, l'avete visto, l'abbiamo visto tutti in cielo tante volte, no? E
La domanda che si pone è: immaginando che gli uccelli usino un sistema, la minima informazione possibile, okay? Non è che sono lì a dire voglio fare un ellissoide che ruotando diventi... Gli uccelli devono ragionare in maniera semplice. Qual è la minima e la più semplice informazione che loro possono trasmettersi geneticamente che generi ste meraviglie, che creano degli stormi super stabili che difficilmente si rompono? E se guardate con attenzione queste, ogni tanto si vede qualcuno che attacca qualche uccello predatorio che sta attaccando lo stormo, e si possono studiare le tecniche di difesa dello stormo. E allora, già solo impostare il problema è tremendo, perché lui si proponeva di trovare un modello semplicissimo di questi agenti che si muovevano con una regola la più semplice possibile, e poi voleva paragonare il risultato del modello con questi video. Però questo video tu lo devi tradurre in qualcosa che sia quantificato e quantificabile per poter dire questo modello funziona, questo no. Salto tutto perché voglio tenermi un po' di tempo per i vetri di spin, e dico che il risultato forse più bello a mio vista è il fatto che, contrariamente a quello che un fisico in genere si aspetta, gli uccelli non... sto guardando su perché volevo vedere quando si vede l'arrivo, ecco lì si vede in basso quello più grosso, è quello che il predatore. Non fanno come fanno normalmente gli atomi e le molecole, ovvero interagiscono in base alla distanza, e quindi dice io fino a un nanometro interagisco, dopo un nanometro sei troppo lontano non ti vedo, che è un'interazione con la distanza geometrica, come succede quasi sempre a livello fisico. Invece loro interagiscono alla distanza topologica, cioè guardano i primi, secondo i risultati dei loro modelli, 6-7 più vicini. Cioè sanno bene quali sono, riescono a trovare quali sono i 6-7 uccelli più vicini e decidono cosa fare sulla base di questi. Cosa genera questo? Questo genera che quando per qualunque sfortuna, per esempio il predatore, lo stormo si spezza, quelli del bordo continuano a vedere quell'altro, fino a distanze enormi riescono a vedersi e quindi ricongiungersi, che è un meccanismo estremamente più stabile che no, dopo che ti sei allontanato da 10 metri non ti vedo più, quello spaccherebbe continuamente, arriva il predatore, spacca e quelli non si rivedono più. Invece l'uccello che sta nel bordo dello stormo continua a guardare quello e continua a auspicare il rientro, e questo genera questi bellissimi rientri, eccetera. Bene, parliamo un po' di vetri di spin. Spin glasses, questo è un oggetto vero, uno spin glass, Serbia, in Serbia l'ho trovato, non è pubblicità. Cosa sono i vetri di spin? I vetri di spin, per immaginarvi un vetro di spin, immaginatevi un sistema fatto così. Moltissimi elementi. Ogni elemento ha un numero ridotto di scelte. Nel più banale dei casi, immaginatevi moltissimi interruttori accesi o spenti. E basta. Okay? Ogni elemento è disposto in una posizione tale per cui vede questa volta i più vicini geometricamente. Okay? Quindi io, interruttore, conosco lo stato dei più vicini attorno a me e ho una regola fissa nel mio DNA che fa sì che l'interruttore a destra cerco di fare esattamente il contrario di quello che fa lui, mentre invece l'interruttore a sinistra cerco di fare esattamente la stessa cosa che fa lui, e quindi cerco di mettermi d'accordo con alcuni e con altri no. Chi ha visto interviste a Giorgio Parisi in queste settimane ha visto mille metafore che ha dato lui di questo: gli amici che vanno a cena, alcuni si sopportano, altri no, devo decidere come farli sedere, gli amici che si devono separare in due macchine, di nuovo alcuni si sopportano, altri no, devo decidere come separarli, e così via. L'idea è: devo fare delle scelte molto semplici basate su alcuni, con l'idea di alcuni li vorrei copiare, altri no. Faccio notare che se io tutti si volessero copiare il mondo sarebbe semplice, tutti si mettono d'accordo e si accendono tutti, per esempio, ma anche perfino se tutti si odiano non è tanto difficile, basta che si dispongano a scacchiera
in una scacchiera ogni bianco è circondato da neri, quindi anche lì più o meno trovano un modo semplice. La cosa è quando iniziano a essere mescolati, alcuni si odiano, altri si amano. Il segno e l'intensità di queste interazioni dipendono dall'applicazione di cui stiamo parlando, perché questi enti possono essere atomi in una certa lega metallica che esibisce questa proprietà, e ce ne sono, possono essere neuroni che sono accesi o spenti, e quel modo di vedere i vicini sono le sinapsi che mi dicono se gli altri neuroni sono accesi o spenti. Ci sono mille applicazioni dei vetri di spin, in ciascuno c'è qualcosa alla base che decide questo. Però in quasi tutte queste cose queste tendenze sono abbastanza fissate, cioè non, l'amico rimane amico per un bel po', non è che dopo 2 secondi diventa nemico, ecco. E il sistema è guidato da una funzione che si chiama energia, che sostanzialmente misura quante cose vanno bene e quante vanno male in quella configurazione. Quindi la lettera C è una configurazione che mi dice chi è acceso, chi è spento, chi è acceso, chi è spento. Data una configurazione, un tot sono contenti, un tot sono scontenti, l'energia somma, mettendo bene per il segno giusto quelli che sono contenti e mettendo tristi quelli che sono arrabbiati, e mi dice l'energia. Ci sono decine di applicazioni dei vetri di spin. In tutte ci sono 2 ingredienti. Uno è il disordine, cioè il modo con cui viene scelto chi è amico e chi no non segue un pattern semplice, periodico o quant'altro. Sono mescolati. E l'altra è la frustrazione. La frustrazione è l'impossibilità di tenerli tutti contenti. Okay? L'esempio più banale di frustrazione con le mani è 3 amici A, B, C, o 3 interruttori A, B, C, tutti e 3 si odiano fra di loro, A si accende, B dice allora io mi spengo e C non sa più cosa fare. Quella è frustrazione, perché comunque c'ha 2 scelte e uno dei 2 lo deve pur copiare. Tralascio i commenti a casa mia quando mi hanno detto ma te cosa fai di tesi? Studi sistemi disordinati e frustrati. Peccato, cioè sembravi un po' meglio onestamente. Già doveva spiegare che suo figlio era meccanico, che già non è che le piaceva andare in giro a dire, cioè con tutto il rispetto ovviamente, però diceva credevo che avessi studiato l'università a fare il meccanico e poi fa il disordinato e frustrato. Vabbè. 5 minuti di analisi 1 che quasi quasi salterò, però solo per dirvi che tutto questo, se qualcuno vuole leggere mentre è lì, ma non vado su questo, per dirvi che capire come questo sistema dei vetri di spin, l'idea forte verso la soluzione è già questa abbastanza folle da essere capita 20 anni dopo, non la ebbe per primo, cioè chi impostò il problema furono Edwards e Anderson, siamo al 75, che dissero è molto difficile studiare un vetro di spin, ma se io me ne faccio n copie, queste copie le chiamarono repliche, da cui la parola metodo delle repliche che è quasi ovunque attaccata a Giorgio Parisi. Allora c'era, dice, una è molto difficile, ma se io ne faccio n di questi riesco a fare una certa operazione che qua è descritta in 3 passi. Poi udite udite, se n lo mando a zero, cioè io ho fatto, cioè un sistema 1, mi fai n copie, scopri che con n lo risolvi e poi mandi n a 0, mandando n a 0 trovo la soluzione del mio sistema originale. Attenzione, leggendo quelle frasi lì scoprite che a un certo punto viene scritto una cosa senza particolare senso fisico, per cui uno dice prendo un sistema, ok, non ne prendo uno, ne prendo n, lo risolvo sbagliando con un certo, praticamente scambio un logaritmo con un integrale, scopro che devo fare l'integrale di un logaritmo e non lo so fare,
E allora faccio il logaritmo dell'integrale, che lo so fare. Non provarci nell'esame di analisi 1. Se ti danno l'integrale del logaritmo e gli dici faccio il logaritmo dell'integrale e mi dai il premio Nobel, no. Non provare a casa. Esatto. Però quella cosa che ci ho scritto qua, senza particolare senso fisico, è un interscambio di un integrale con un logaritmo. Per quello dico, c'è solo analisi 1 lì dietro. La cosa buffa è che tu dici, quindi tu hai queste n copie, le hai risolte scambiando una cosa, quindi le hai risolte male, poi mandi n a 0, peggio che andare di notte, quello che ti trovi in mano è la soluzione giusta del caso con una copia. Favoloso. La gente non aveva molta fiducia su Edas e Anderson, ve lo dico chiaro e tondo, specie perché primo non c'era nessuna base matematica del fatto che tutto questo stesse in piedi. E secondo, allora, fra parentesi qua c'è un passaggio in cui dici, se io conosco il valore di una funzione per tutti gli interi, quindi immaginati che di una funzione ti dicono f di 1 vale questo, f di 2 vale questo, f di 3 vale questo, e poi ti chiedono quanto vale f di 0, uno dice scusa, mi hai detto f di 1, 2, 3, 4 e mi chiedi f di 0, bene, anche questo Edwards e Anderson dice, ma sì, si può fare anche quello. Chiaramente c'erano dei dubbi, soprattutto quando Edwards e Anderson dice così, l'abbiamo risolto, peccato che l'entropia viene negativa, come diceva Ezio, e i fisici davanti a un'entropia negativa dicevano, vabbè, ora abbiamo anche, è troppo, cioè no, non è possibile, l'entropia è positiva sin dall'Ottocento, inizio Ottocento, non è che ora diventa negativa. Allora, Parisi legge questi lavori di Edwards e Anderson, dice all'epoca, racconta, quando andavo in vacanze non c'era tanto internet e tanti database elettronici, quindi dice prima di partire per le vacanze di Natale uno si fotocopiava, questo è vero, lo ricordo anch'io, un certo numero d'articoli che ti portavi a seconda di come andasse la vacanza, te lo portavi come coperta di Linus per dire vabbè non ho fatto niente per i lavori, li avevo con me, o te li portavi veramente per studiarli e avevi tempo per studiarli. Cioè è andata male in quel caso. Esattamente. Allora lui dice, io vedo, dice Parisi, questo lavoro di Edwards e Anderson, mi piace l'idea di scambiare un integrale n che va a zero, dice perché no, l'entropia negativa pur no, dice quindi devono aver fatto un errore di calcolo. E dice stranamente studio tutto il Natale fra il 78 e il 79, vi dico le date perché vedrete che in pochi mesi aveva già vinto il Nobel, cioè è passato da porsi il problema sbagliato perché lui voleva trovare l'errore di calcolo in un lavoro che non aveva errori di calcolo, e si pone il problema e dice allora qua siamo ad aprile, ha già mandato questo lavoro ad aprile. E non entro nel contenuto di questo lavoro perché è quello che c'è nella prossima slide, che è quella di contenuto un po' più sulla fisica del premio Nobel, però lui dice in questo lavoro è bello leggere l'Austria, è accettato un po' dopo a giugno, che insomma per un lavoro che guadagna il Nobel uno si aspetterebbe in 2 settimane applauso e tutti in piedi, no? E lui dice però se l'entropia è unfortunately negative, ops, dice però è very small. Cioè, è meraviglioso. L'ultima frase di questo lavoro che lui aggiunge il 26 giugno quando manda la revised version del 26 giugno, l'ultima frase dice ah, la mia soluzione lavora molto meglio di quell'altra. E dice this letter should be considered as a tentative step towards the solution of the variability theorem. Cioè lui dice it is quite likely that an infinite number of order parameters is necessary. Cioè in quest'ultima frase lui dice aveva Edwards e Anderson avevano un parametro, spiegherò cos'era, io ne ho messi 2 e le cose sono migliorate ma non le ho risolte. Lui dice se invece che 2 ne mettevo infiniti il problema era risolto. Lui ridendo dice il report del referee, tornando indietro questo lavoro, disse ok, pubblicalo perché hai migliorato la teoria, but the last sentence, che è questa, is not worth the paper it is written in. Non vale il prezzo della carta usata per scriverla.
perché uno dice, ma se invece di mettere due cose ne mettevo infinite lo risolvevo. Dice, vabbè, sì, siamo dalle parti di se mio nonno aveva le ruote, cioè, dice, che ne so, cioè, boh. Ma lui sapeva cosa diceva, perché questo è il 26 giugno e questo lavoro l'aveva già spedito il 22 giugno con infiniti parametri. Quindi 4 giorni prima lui aveva mandato a Physical Review Letters il lavoro con infiniti parametri e questo lo risolve. E qui l'aveva già risolta. Questo è, dice, e poi a luglio, che questo 31 luglio pubblica questa che è la versione estesa in cui il problema di vetri spin è risolto, punto. Questo ci mette un po' di più a pubblicarlo nell'80, perché qua si capisce, cioè siamo giugno, luglio e a fine luglio aveva già risolto. In questo lavoro è quello che mi sono studiato per primo, era tutto spiegato chiarissimo. Capirlo da quelli precedenti, vabbè, era l'arrivo. E quali sono le scoperte che lui aveva messo in questi lavori? Allora, il tutto sta nel capire il concetto di fase. I sistemi fisici fatti da molte particelle hanno le fasi. Le molecole d'acqua hanno la fase liquida, la fase gassosa e la fase solida. Come si fa a capire se sono in una fase o in un'altra? C'è una cosa chiamata un parametro d'ordine, cioè c'è un parametro che misura e mi dice in che fase sono. Esempio per l'acqua, la densità. Misuro la densità e da quello capisco se è liquida o eccetera, eccetera. Molti sistemi, quasi tutti i sistemi, direi tutti i sistemi finché Giorgio Parisi non ha fatto questa rivoluzione, avevano una struttura delle fasi abbastanza semplici, in cui se tu fissavi i parametri esterni, se tu metti dell'acqua a una certa temperatura e una certa pressione e la lasci arrivare all'equilibrio, alla fine se è la temperatura quella è ghiaccio, se no è acqua, una cosa fa. E quando tu crei, invece che un bicchiere d'acqua, fai n repliche di bicchieri d'acqua, sono tutti uguali. Tutte alla stessa temperatura, tutte alla stessa pressione, li lasci arrivare all'equilibrio e a quella arrivano. Quindi l'errore di Edwards e Anderson, capito da Parisi ad aprile e a giugno aveva già mandato tutto, era dire le n copie del sistema sono uguali. Perché lui disse, questi sistemi sono così complicati, questi vetri di spin, che non è detto che abbiano una sola fase per date temperature e pressione. Lui ha messo in discussione, dopo aver visto che il conto era giusto, nel conto Edwards e Anderson dicevano la fase una è. Lui dice no, questi sono sistemi così complicati che devono avere una certa fase. Parisi capì che avevano tantissime fasi. Lui diceva, vabbè, hanno tantissime fasi, e ora che faccio? Si mise a immaginarsi come potevano essere state queste fasi e si immaginò un meccanismo. Qui entro un po' nella metafisica di capire se l'ha immaginato prima, ha fatto il conto dopo, se ha fatto il conto prima e poi l'ha capito bene vedendo il meccanismo. Onestamente entrambe le immagini sono possibili, però un meccanismo in cui un sistema genera queste fasi, e lì ha capito che la struttura di questi stati, di queste fasi, erano uno spazio ultrametrico. E se usciamo, chiudiamo questa cosa riuscendo a spiegare cosa sono uno spazio ultrametrico e perché quello c'entra con i vetri di spin, le cose sono a posto. Quindi la cosa che vi vorrò cercare di spiegare è che questi vetri di spin non hanno una sola fase, tipo non è ovvio che sono liquidi o gas, hanno tante opzioni, e che se io guardo come sono distribuite queste opzioni, sono distribuite in una maniera con un ordine molto preciso e specifico, non sono a caso, sono disposte ultrametriche. Quindi i protagonisti del prossimo slide ora diventano le fasi, okay? Queste fasi, per fare una metafora proprio brutale ma neanche tanto, se il vetro di spin è un modello di reti neuronali, queste fasi sono le idee più o meno, cioè il nostro cervello, tranne rari esempi, non ha sempre la stessa idea fissa in testa, lascio a ciascuno che pensi a un raro esempio, che invece ha sempre la stessa idea fissa in testa, il nostro cervello può avere tante idee, ecco, no? Allora uno può dire, ok, capisco allora che il mio cervello ha tante idee, ma queste idee come sono strutturate?
E allora, primo, si può definire una distanza tra le idee? Sì, si può, abbastanza. Per esempio, guardando quali neuroni sono accesi e spenti in un'idea e quali neuroni sono accesi e spenti in un'altra, e paragonando questi due pattern, queste due configurazioni, se si somigliano o se sono molto diverse. E poi dire, ok, se ha tante idee, sono strutturate a caso o hanno una loro struttura interna? La soluzione proposta da Giorgio Parisi per i vetri di spin, quando applicata alle reti neuronali, ti dice le idee hanno una certa struttura, che poi, guarda caso, è proprio quella che hanno. Allora, cos'è uno spazio ultrametrico? Iniziamo da cos'è uno spazio metrico, che li conosciamo tutti. Se voi avete una mappa, uno spazio metrico è uno spazio dove, esempio, avete le città, quindi gli elementi ora sono le città, poi diventano le idee che sono metafore di fasi. Le città hanno una loro distanza. Tutti noi sappiamo che tra Milano e Roma c'è Firenze. Cosa vuol dire che tra Milano e Roma c'è Firenze? Vuol dire che tra Milano e Roma c'è una città, almeno una, che è Firenze, che ha quella proprietà scritta lì, ovvero che è più vicina a Milano e al tempo stesso più vicina a Roma di quanto siano lontani Milano e Roma. Cioè Milano-Roma 650 chilometri, quelli che l'è, Milano-Firenze 300, Roma-Firenze 300, quel che l'è. Ecco, 300 e 300 sono più piccoli di 650. Questo ci permette di dire che Firenze è in mezzo, intermedia, fra Milano e Roma. La presenza di queste città intermedie fanno che quella mappa sia una mappa metrica. Se fosse ultrametrica, questo sarebbe impossibile. Cioè, tra Milano e Roma non ci sarebbe nulla di intermedio. E uno dice, come si fa a fare una mappa ultrametrica? Prima ancora di andare avanti, eccolo qua, esempio 1, che poi ho anche una figurina che dimostra quanto pessimo sono a disegnare col computer. Quindi in un insieme ultrametrico è vietata l'esistenza di città intermedie. Esempio, prendete la mappa d'Italia e ora fate le strade diverse, fate queste strade, è più una mappa di Spagna in realtà, per come è fatta geograficamente la Spagna. La capitale in centro, Madrid, capoluoghi di regione attorno, in una specie di circonferenza, quindi insomma, Bilbao, Barcellona, Valencia, Siviglia, La Coruña, ok? E fate le strade, Madrid-Bilbao, Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia e così via. E poi ognuna di queste città satelliti attorno ha le sue cittadine attorno collegate a sé. Quindi San Sebastián è collegata a Bilbao, ma non è collegata a Madrid e non è collegata a Barcellona. Se tu vuoi andare da San Sebastián, che è vicina a Bilbao, a Lérida, che è vicina a Barcellona, devi fare San Sebastián-Bilbao, tornare giù a Madrid, andare a Barcellona e poi andare a Lérida. Questa mappa stradale strutturata fortemente tra un centro, le sedi periferiche e le cittadine. E a Francia è abbastanza simile a quello. Ecco, questo è un pessimo disegno che dà quest'idea. Potete capire che questa la potete iterare quanto volete, no? Potete poi pensare che i pallini verdi sono capoluoghi di provincia e ognuno capoluogo di provincia becca i suoi comuni. Per questo lui diceva, la soluzione del primo lavoro di Parisi c'è il pallino rosso e i pallini azzurri e basta. Quando lui dice si può fare all'infinito, lui dice vabbè, attorno agli azzurri ci metto i verdi, attorno ai verdi ci metto i gialli, e posso chiedermi cosa succede, che è quello che lui spiega nel lavoro successivo. Ecco, questo è uno spazio ultrametrico, perché non trovate, date due città qualunque, le potete scegliere in qualunque cluster voi volete, non trovate modo di trovare una intermedia, ok? È una cosa che uno ci deve pensare un po', perché uno parte sempre all'idea di dire c'è sempre qualcosa in mezzo, no. Non c'è. Esempio 2, un albero genealogico di una famiglia. Per non complicarlo bisogna evitare i matrimoni in famiglia, cioè i cugini non si sposano. Se considerate una famiglia, è un sistema ultrametrico. E quando questo uno ci pensa all'inizio dice non è possibile. Allora, pensate a un vostro cugino di terzo grado, uno dice chissà chi sono, vabbè, un cugino di terzo grado. Bene, non esiste nessuno in tutta la vostra famiglia che sia intermedio fra voi e lui. Cosa vuol dire intermedio? Sarebbe per esempio trovare uno che fosse, per dire, cugino di primo grado vostro e di secondo grado di Tizio.
no? Se io rispetto a lui sono cugino di terzo, magari ce n'è uno che rispetta me di primo e rispetta l'altro di secondo, no? Cercate, cercate, non li trovate. Non è perché la vostra famiglia sia strana, è perché l'albero genealogico è così. Se poi l'albero genealogico inizia a incasinarsi e si iniziano a sposare fra cugini, diventa un albero chiuso ed è un po' più complicato. Però anche quelli si possono studiare. Questo per dire che quando Parisi pensò al caso ultrametrico, non dovette necessariamente dire questo è qualcosa che non esiste. Dice, oh, qualche esempio mi viene in mente, poi altri ne vedremo. Ok, allora, sono arrivato praticamente alla fine. La linea finale, la conclusione finale è: i sistemi complessi tipo quelli che abbiamo studiato, cioè quelli in cui molti agenti hanno un certo numero di scelte non facili, cioè in cui non è ovvio sistemarsi, molto spesso... Poi tutto questo è stato con gli anni quantificato quando succede, perché, per come, molto spesso non hanno un mondo delle fasi così semplici come i nostri materiali abituali, che sono solido, liquido, eccetera. Hanno tante opzioni. E per fortuna, per uno di questi sistemi, il nostro cervello, che può pensare tante cose. Questi stati sotto, in tantissimi casi, poi via via si è capito quando succede, ma in tantissimi casi si organizzano in spazi ultrametrici. E dove troviamo esempi di questo? Per esempio in tutte gli studi sulle evoluzioni delle specie, perché l'evoluzione va avanti a step più o meno come questo disegno, perché c'è una separazione fra specie. Poi ogni specie si sottosepara nelle loro, ma tutte si ricordano che sono figlie della specie madre, per dire. E la distanza fra specie, che è misurata molto tipicamente studiando il DNA, la distanza tra specie forma uno spazio perfettamente ultrametrico. Perché questi sistemi complessi, queste strane scelte, perché uno dice perché questi elementi, chi è che li spinge, tornando all'inizio, per chiudere questi elementi, avere interazioni di copiarsi, non copiarsi, eccetera. Questi sono sistemi che si sono evoluti nel tempo e a seconda del momento hanno fatto scelte diverse, hanno iniziato a un certo punto tutti si odiavano e ti rimane traccia un po' nel sistema di questo, a un altro punto tutti erano amici e ti rimane un po' traccia di questo, e questo mescolarsi, questo evolvere, genera delle separazioni di fase ogni volta, generando uno spazio, un albero ultrametrico. E di questi la società ne è piena, e il nostro cervello è il primo esempio. Spero che di tutto questo essere riuscita a raccontare un po', se non altro, della passione che si può avere se uno passa un po' di anni a studiare questo, perché veramente sono cose affascinanti. E quindi vi ringrazio e a presto.